Cambio della guardia al comando della compagnia dei carabinieri di Teramo. Dopo 5 anni il tenente colonnello Liziero Asci andrà al comando provinciale di Sondrio e sarà sostituito dal nuovo comandante Luigi Vaglio. Asci, nel salutare la stampa e tutti i suoi compagni che lo hanno affiancato in questo viaggio professionale teramano, ha fatto un bilancio del lavoro di prevenzione svolto sul territorio nell'ultimo quinquennio. Lascio una Teramo sicuramente sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica più tranquilla. Abbiamo con il personale della compagnia di Teramo ha profuso in questi 5 anni il massimo sforzo per garantire al meglio ordine e sicurezza pubblica sul territorio insieme alle altre forze di polizia. È stata veramente un'azione corale ed è stata questa l'arma che strategicamente ci ha consentito di poter ottenere risultati. Le operazioni più importanti in questi anni? Guardi, non sottolineo alcuni gli aspetti e le operazioni in particolare. Abbiamo lavorato bene sotto dal punto di vista della prevenzione. Diciamo che comunque non dobbiamo fare sempre meglio, questo è un dato certo, con le altre forze di polizia, ma sotto il profilo della prevenzione il dato importante e oggettivo è quello di una diminuzione dei reati predatori. Certamente sono i reati più allarmanti che vanno a colpire le fasce cosiddette deboli. Non è semplice, ma stiamo e abbiamo sempre lavorato con il massimo impegno. E di oggi, a conclusione di un'attività di indagine ed in corso a Napoli, l'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere proprio di un soggetto pregiudicato per le truffe nei confronti degli anziani, in particolare proprio con il metodo del maresciallo dei carabinieri. Del finto maresciallo dei carabinieri. Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Teramo sarà dunque Luigi Vaglio, 45 anni, salentino, sposato con 2 figlie. La sua bussola? Il rispetto di leggi e regolamenti.